Seconda edizione di questo concorso straordinario, le scuole partecipano davvero in maniera entusiastica, anche i risultati sono eclatanti, possiamo dire. I risultati sono bellissimi a partire dalle scuole dell'infanzia. Speriamo che l'anno prossimo ci siano ancora più scuole che aderiscano a questa iniziativa, perché la sicurezza sul lavoro è una cultura che deve essere sviluppata sin dai primissimi anni, come testimoniano le adesioni delle scuole dell'infanzia a questa iniziativa. Voglio anche ringraziare Tele Liguria per la grande disponibilità, la grande sensibilità e niente, godiamoci questi video. Possiamo dire che gli studenti delle scuole spezzine sono diventati insegnanti di sicurezza per tutta la cittadinanza, perché i loro spot verranno trasmessi a più riprese sulle reti televisive e quindi il loro messaggio giungerà, speriamo efficacemente, a tutti i cittadini e a tutti i lavoratori. C'è un bel messaggio che arriva anche dagli insegnanti, cioè si sono impegnati anche loro in un lavoro non semplice ma che ha dato i suoi frutti. Eh sì, quello non va dato per scontato, perché qualsiasi risultato una classe raggiunge si deve proprio all'impegno quotidiano e duro degli insegnanti. Davvero bravi questi ragazzi, obiettivo centrato. Direi di sì, eccezionali prodotti, ficcanti, brevi, ma con il messaggio che arriva a destinazione. Bello essere qua dopo la prima esperienza dell'anno scorso, speriamo di dare un seguito all'iniziativa. La sicurezza sul lavoro è segnalare i pericoli. 30 secondi per lanciare un messaggio, ci siete riusciti a farlo in maniera davvero efficace e professionale. Allora, noi come classi abbiamo preso tutte le idee e le abbiamo raccolte, messe insieme per creare un video che lanciasse un messaggio diretto e con questo comunque pensiamo di esserci riusciti, abbiamo per problemi di tempistica dovuto togliere alcune scene, però comunque da parte delle classi abbiamo fatto un lavoro completo analizzando tutte le norme per avere in pieno in futuro un modo per rispettare la sicurezza sul lavoro. La sicurezza si fa a scuola!